Bentrovati, grazie per la linea. Apriamo con una notizia che riguarda la salute, un riconoscimento internazionale per la chirurgia toracica dell'ospedale San Carlo di Potenza. Ci dice tutto Antonella Sabbia. L'equipe della chirurgia toracica dell'ospedale San Carlo di Potenza ha pubblicato un articolo scientifico sulla prestigiosa rivista internazionale Clinics of Surgery in merito al trattamento chirurgico di un raro caso clinico su una giovane puerpera. Lo annuncia il direttore generale dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, aggiungendo che si tratta di un altro importante riconoscimento scientifico internazionale per il nostro ospedale, che continua a dimostrare come l'approccio multidisciplinare in casi delicati riesca a fare la differenza per la salute dei pazienti. L'intervento riguarda un raro e complesso caso di compromissione polmonare di una giovane puerpera affetta da empiema pleurico secondario a fistola gastropleurica, una grave infezione causata da una complicanza di un'ulcera perforata. Lo spiega il dottor Gerardo Guarino, responsabile della chirurgia toracica dell'ospedale San Carlo. Trasferita da un altro nosocomio extraregionale in seguito al parto continua, la paziente è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico toracotomico. Dopo più di un anno dall'intervento, la paziente sta bene, sottolinea Guarino, e un recente esame diagnostico di controllo programmato ha mostrato la completa guarigione del polmone interessato. Il pieno successo dell'intervento ha spinto l'equipe formata dai dottori Gerardo Guarino, Giuseppe Di Natale, Giovanni Del Vecchio, Giovanni Pascale, Rosa Ciriello, Giusio Pramolla a condividere il lavoro con la comunità scientifica, sottolineando la centralità e l'importanza di un team multidisciplinare di chirurghi, anestesisti, pneumologi, infettivologi e radiologi. Cambiamo argomento, risorse idriche, gli enti preposti a confronto per affrontare in maniera preventiva l'acuirsi dell'emergenza che investe il comparto agricolo e zootecnico. Sentiamo. Per affrontare in maniera preventiva l'acuirsi dell'emergenza idrica che investe il comparto agricolo e zootecnico, il capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Michele Busciolano, di concerto con gli assessorati all'ambiente, territorio, energia e alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha tenuto un incontro in regione al quale hanno partecipato i direttori generali Roberto Tricomi e Emilia Piemontese, l'amministratore unico del consorzio di bonifica della Basilicata Giuseppe Musacchio e Pasquale Coccaro in rappresentanza dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Nel corso dell'incontro è stata condivisa la necessità di portare all'attenzione di tutti i soggetti competenti le richieste di dotazioni irrigue avanzate dal consorzio di bonifica, sfruttando anche le caratteristiche di interconnessione degli schemi idrici interregionali. Il rappresentante dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha fornito alcuni elementi tecnici relativi alla disponibilità presente nei diversi invasi e si è impegnato nel brevissimo tempo a fornire possibili scenari di ripartizione delle risorse idriche. Ove le problematiche non dovessero trovare soluzione e al fine di aggiornare le intese agli attuali scenari, la Regione Basilicata non esclude la possibilità di convocare il tavolo tecnico dell'accordo di programma sulle risorse idriche con la Regione Puglia e il Governo nazionale. E veniamo alle celebrazioni della giornata della legalità, il ricordo delle vittime della mafia e degli eroi che l'hanno combattuta. La società Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura hanno organizzato la prima edizione del Trofeo della Legalità, appunto. L'evento si è tenuto a Potenza presso lo stadio Viviani. Il quadrangolare ha visto protagonisti i rappresentanti del Club Rossoblù, l'Associazione Motoclub della Polizia di Stato, i ragazzi del Seminario Maggiore di Potenza e gli atleti del Rione Libertà di Potenza. L'iniziativa mirava a promuovere valori fondamentali come integrità, solidarietà e giustizia attraverso lo sport e l'educazione. Vediamo le immagini. Paolo Borsellino diceva: parlatene sempre, parlatene ovunque, parlate nelle scuole, in qualunque luogo, purché se ne parli. E quindi è importante. Poi una giornata come oggi, l'ennesimo anniversario della strage di Capaci, noi non dobbiamo mai stancarci di ricordare soprattutto ai nostri ragazzi che cosa è stato Capaci, che cosa è stato Via D'Amelio. Abbiamo il dovere, la responsabilità e direi la necessità di trasmettere questa memoria.
tutta questa trasformazione cosa vuol dire? Beh, intanto vuol dire che per i ragazzi è un giorno bello, un giorno in cui si sta insieme. E noi dobbiamo approfittare della gioia che sprizzano questi nostri ragazzi per trasmettere loro questi valori che non dobbiamo mai mettere da parte. La Fondazione Potenza Futura, in collaborazione con altre associazioni, ha deciso di organizzare in una giornata simbolo per la lotta alla legalità, per la lotta contro le mafie, un torneo, una prima edizione del torneo. Immaginiamo di farlo anche l'anno prossimo e anche negli anni a venire. Abbiamo intenzione di portare avanti attraverso lo sport, attraverso un momento diciamo ricreativo, un messaggio importante, un messaggio che possa essere trasmesso alle nuove generazioni. Ecco perché abbiamo coinvolto le scuole del territorio. Siamo convinti che da questa mattinata, da questa calda mattinata, germoglieranno dei fiori importanti, germoglieranno dei frutti importanti che porteranno in giro il seme della legalità e sicuramente anche quello della libertà. E in attesa dei festeggiamenti del santo patrono di Potenza, San Gerardo, come ogni anno li vedranno tra i protagonisti, presso la sede Avis di Potenza, i portatori del santo sono stati i protagonisti di una campagna di donazione di sangue con lo scopo di sensibilizzare appunto alla cultura della donazione. Maggio è il mese di San Gerardo, momento tanto atteso dell'anno in cui Potenza si prepara a fare festa e indossare il suo abito migliore. Le tante associazioni impegnate per la buona riuscita della festa in piazza e della storica parata dei turchi, per tutto il mese si impegnano per far conoscere le tradizioni all'interno delle scuole e nelle parrocchie, oltre a dedicarsi al sociale. Proprio in questa settimana, sia i portatori della Iaccara che i portatori del Santo hanno fatto visita all'Avis Potenza per una donazione straordinaria al fine di creare una rete solida e inclusiva e portare risultati significativi per la comunità intera. Nei prossimi giorni doneranno anche alcuni volontari dell'associazione San Gerardo La Porta. Ad ospitarli nella sede dell'Avis di Potenza il presidente Antonio Clementi insieme ad altri membri della sezione comunale, tra cui Domenico De Martino, che dopo il servizio civile è rimasto come volontario, fa parte della consulta giovani di Avis comunale regionale e promuove una serie di iniziative che coinvolgono soprattutto i più giovani. Lo ascoltiamo nella sua doppia veste di portatore e volontario Avis raccontarci questa iniziativa. Oggi abbiamo celebrato un gesto di straordinaria generosità e altruismo, la donazione del sangue. Questa iniziativa è stata organizzata con l'Associazione Portatori del Santo ed è un esempio tangibile di come loro abbiano rappresentato e sposato appieno la nostra causa e soprattutto del loro impegno costante per il nostro territorio, ma soprattutto per il sociale. I Portatori del Santo infatti sono da sempre un punto di riferimento per la nostra associazione, ma soprattutto per la nostra comunità, in quanto sono vicini non solo per le loro attività culturali e religiose, ma anche e soprattutto per il loro instancabile impegno e lavoro nel sociale. La donazione del sangue è una di queste cause, una di queste attività, e rappresenta appunto un atto di amore verso il prossimo che può salvare delle vite umane. Oggi, 23 maggio, grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti voi, all'impegno di tutti i portatori, abbiamo l'opportunità, o meglio abbiamo fatto la differenza, in quanto ogni goccia di sangue donata può fare o significare una speranza di vita soprattutto per le persone in difficoltà. Continueremo a lavorare insieme, magari seguendo appunto l'esempio dei portatori del santo, per rendere la nostra comunità un luogo da sempre e per sempre più solidale e unito. Donate! E questa era l'ultima notizia in nostra compagnia, grazie per essere stati con noi, do la linea alla redazione centrale.